Per la prima volta il lungomare di Napoli si apre alle Ferrari. Sarà la F2002 di Michael Schumacher la protagonista dell'evento Ferrari in programma l'1 e 2 giugno sul lungomare di Via Partenope. L'auto che ha vinto il mondiale del 2002 è la show car di Formula 1 nella quale ci si potrà sentire protagonisti scegliendo di poter fare il pilota o il meccanico addetto al cambio gomme. Insieme a quello che può essere il richiamo di un brand internazionale, il nostro intento era comunque di creare qualcosa che potesse dare luce e risonanza a quello che è la città di Napoli. Poi avremo praticamente, grazie alla scuderia Ferrari Club che si è impegnato a simulatori, a questa show car di Formula 1 col quale si potrà realizzare attraverso tecnici il pit stop, quindi una simulazione reale del pit stop a box, dove parteciperanno delle squadre formate da circa 15 persone. L'evento, organizzato da Molisso Luxury Event, da Scuderia Ferrari Club Costa del Vesuvio e la sponsorizzazione dell'Hotel Royal Continental, si aprirà sabato mattina alle 11 nel villaggio allestito sul lungomare e consentirà dunque a napoletani e turisti di confrontarsi sui simulatori, di vivere l'ebbrezza del pit stop e di prendere gadget e osservare oggetti da collezione. Ci saranno poi numerosi modelli Ferrari che potranno essere ammirati, come la Ferrari California Nera, la 308 di Magnum PI e la Testarossa di Miami Vice. Che ci sia l'evento qui a Napoli, nella nostra splendida cornice del lungomare, rappresenta appunto un altro tassello nella costruzione dell'immagine o nella ricostruzione dell'immagine della città nel mondo, e quindi sicuramente ha un valore aggiunto notevole. Dopo i grandi eventi anche questo si va ad aggiungere per attirare l'attenzione di tutti, dei turisti, su questa nostra bella città.